Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di incisori laser e vi parlerò dell'incisore laser AtomStack X7 Pro, con un modulo laser a diodo da ben 10 watt di potenza, 50 watt complessivamente, con un display separabile che ci permette di utilizzarlo anche senza computer, touchscreen e un'area di incisione di 40x41 cm. Praticamente un incisore laser che all'interno di un laboratorio, anche a livello professionale se non si hanno esigenze particolari, permette di ottenere dei lavori davvero ben fatti. questo è un'incisione realizzata sull'Ardesia. Questo è un tagliere in Ardesia, nel quale ho inciso questo logo che mi piace tantissimo. Poi sono riuscito a ottenere anche questa immagine di questa giraffa che mi piace parecchio. Anche se essendo un modulo laser nuovo che non conoscevo, ho dovuto fare diverse prove. Guardate, nonostante l'alta e la bassa potenza, sono riuscito a ottenere comunque delle immagini ben definite perché è un modulo laser potente ma modulabile. Questo ha una particolarità che adesso approfondiremo nel video che ci permette di ottenere dei lavori. Di precisione senza bruciare il legno e dei lavori di buona qualità, anche lavorando con una potenza ridotta. Quindi avviciniamoci, guardiamo cosa viene data in dotazione, quindi faremo un veloce unboxing, vediamo come lavora e vediamo soprattutto cosa sono riuscito a ottenere. Iniziamo e allora, ragazzi, questa è un'inquadratura panoramica dell'incisore laser e di alcuni dei lavori che ho realizzato. Prima di guardarla per bene da vicino, però metto un video molto rapido dell'unboxing di ciò che troviamo al suo interno e un rapidissimo video anche del montaggio. Quindi visto l'unboxing e il montaggio della macchina, adesso guardiamola più per bene da vicino. Struttura quindi tutta con profili in alluminio, con questa finitura molto bella. Mi piace la verniciatura. Come vedete, sulla parte alta dell'asse X e dell'asse Y sono incisi dei numeri che riguardano i centimetri: quindi 410 mm per l'asse X e 400 mm per l'asse Y. Nella parte posteriore c'è il logo Atom Stack con il modello X7 Pro. I profili in alluminio hanno una finitura che mi piace tantissimo con questo colore particolare non so se definirlo canna di fucile ha dei riflessi quasi azzurrati la stessa cosa per quanto riguarda il modulo laser anch'esso rivestito in metallo con lo stesso tipo di finitura adesso guardiamo questa scatolina che contiene il cervello dell'incisore laser con una scheda madre a 32 bit sulla parte superiore troviamo le varie connessioni quindi l'alimentazione il collegamento usb per poterla collegare al computer e questo slot per poter leggere le schede micro sd questo è il tastino per l'accensione questo è il tastino di reset Come vedete qua c'è il fungo di emergenza basta premerlo e si interrompe per poterla riutilizzare basterà ruotarla in questo modo, si solleva e la macchina si potrà accendere, fate attenzione quando la montate perché se per errore la premete ovviamente al, tenta al primo tentativo di accensione potrebbe non partire questo incisore laser ha questo slot per questa micro SD perché ci permette tramite questo display da 3 pollici e mezzo di comandare la macchina senza utilizzare il computer quindi è possibile scegliere il tipo di utilizzo, la parte posteriore è magnetica quindi si può mettere tranquillamente poggiata da questa parte oppure fissarla su qualunque altra superficie metallica. Il display non è molto luminoso, il touch comunque è molto sensibile. Per poterlo utilizzare è necessario che all'interno ci sia per forza un file, altrimenti non potremo interagire con la macchina. Questi sono i comandi che ci permettono di eseguire i vari spostamenti. Molto apprezzata la presenza di questa etichetta con tutti i riferimenti riguardanti la sicurezza. Quindi mi raccomando: i moduli laser e gli incisori laser in generale non sono dei giocattoli. Fate attenzione a quello che fate perché farsi male o incendiare qualcosa, ci vuole davvero pochissimo. All'interno della confezione troverete anche questa base metallica, serve appositamente per poggiarci sopra i pezzi da tagliare. Infatti, è una sorta di piano martire. Essendo metallico, non verrà tagliato. Se non utilizzate questa base, ovviamente i segni che vedete adesso sulla base, metallica andrebbero a finire inevitabilmente sulla scrivania o sul supporto sul quale è poggiato l'incisore laser o utilizzate questo oppure vi fornite di una base specifica per i laser che vi consente di eseguire i tagli e grazie alla sua forma ad alveare sostiene i pezzi facendo defluire il fumo e tra l'altro ci fa capire pure quando il pezzo è stato tagliato perché riusciamo a vedere il laser che oltrepassa e se vi piace vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione anche di questo prodotto i due assi quindi l'asse x e l'asse y scopriamo su queste ruote in gomma, sui profili in alluminio, sono azionati da questi motori che agiscono su questa cinghia dentata e quindi permettono dei movimenti silenziosi, molto fluidi e rapidi. Guardiamo la parte più interessante, quindi il modulo laser a diodo con fuoco fisso, regolabile tramite questa manovella che ci permette di abbassare e sollevare lo stesso modulo, quindi decidere quale altezza deve avere. Essendo un modulo a fuoco fisso, quindi non avendo la rotellina sulla parte bassa per mettere a fuoco, per poter avere la giusta distanza dovremo utilizzare questo pezzettino in plexiglass che ci viene dato, nello spessore di 2 mm che va messo su al modulo laser, quindi una volta abbassato si rimuoverà e avremo la distanza perfetta dalla superficie da incidere. Questo modulo laser è il più potente che io abbia mai utilizzato, ma nonostante tutto mi ha permesso di ottenere delle ottime incisioni per quanto riguarda le superfici delicate e mi ha permesso anche di tagliare però dei materiali più spessi. Quindi un modulo laser gestibile per quanto riguarda la sua potenza grazie ad una particolarità. Infatti all'interno vengono emessi due fasci laser da 5 watt ciascuno che in totale ci permette quindi di ottenere 10 watt di potenza Grazie quindi a questa caratteristica, il modulo laser ci permette di sfruttare al 100% le sue prestazioni, sia per quanto riguarda l'alta che la bassa potenza. E per fare i primi test, ho deciso di provarlo sul cartoncino, che non è semplicissimo, perché il cartoncino è un materiale particolare perché si rischia o di bruciarlo o di inciderlo poco. Come vedete, invece sono riuscito a ottenere tre incisioni con questi tre cerchi con diverse potenze. E per ogni lavoro che vi farò vedere, metterò dei time lapse, comunque delle inquadrature e scriverò le caratteristiche di tecniche purtroppo non me le sono segnate di tutte ma la maggior parte sì quindi potrete vedere tutti i parametri che ho impostato in base alle mie scelte perché i moduli laser ci permettono di lavorare con un rapporto tra potenza e velocità che possiamo decidere in base ai nostri gusti o in base al risultato che vogliamo ottenere quindi come vi stavo dicendo questo è il secondo cerchio che sono riuscito a ottenere sul cartoncino anch'esso perfetto senza alcun segno di bruciatura con dei bordi nettissimi visto il risultato ottenuto sul cartoncino quindi ho voluto provare anche su questo compensato che viene dato in dotazione dello spessore di circa 2 mm. ho provato a fare il primo taglio con un, due passaggi sinceramente non sono riuscito a ottenere un buon risultato perché il laser è quasi passato dall'altra parte però in base al rapporto velocità e potenza che avevo deciso di utilizzare mi sono reso conto che era necessario utilizzare tre passaggi. come vedete un taglio perfetto senza alcun segno di bruciatura. E vi ricordo che questo modulo laser non ha l'air assist, sicuramente con l'air assist non si sarebbe visto nemmeno questo minimo segno di bruciatura che si intravede in questo taglio. Quindi molto modulabile e pulito, un taglio nettissimo, non ci sono bruciature né da una né dall'altra parte, quindi davvero un buon risultato. Dopodiché ho provato a fare l'incisione con un taglio del nome Alice, il nome di mia figlia. E anche in questo caso, con un solo passaggio sono riuscito ad ottenere un risultato molto soddisfacente. E voi penserete: sì, ma questo materiale si taglia molto rapidamente, il compensato da 2 mm è facile da tagliare. Quindi ho deciso di fare una prova anche di precisione. Ho voluto vedere come riusciva a fare un'incisione nettissima. Anche se ho sbagliato misura <ride> e sono andato un po' fuori dalle dimensioni del compensato, ma questo non è importante. Come vedete, sono riuscito a ottenere un risultato molto nitido con questo fiocco di neve, senza bruciare assolutamente. Non è passato dall'altra parte, quindi sono riuscito a ottenere il risultato che volevo. Questo tipo di incisioni, proprio su questo tipo di supporto, ci permette di realizzare biglietti da visita, biglietti da d'auguri e tanto altro. Un risultato davvero piacevole. Stessa cosa ottenuta sull'acrilico che viene dato in dotazione. Stesso file, dimensioni leggermente più piccole. Sono riuscito a ritagliarlo per vedere come riusciva a tagliare anche sugli spazi più piccoli. Per esempio dove c'è la E, ci sono questi spazi molto piccoli. Solitamente un laser molto potente... Tende a bruciare il materiale, qua invece è venuto perfettamente nitido, taglio perfetto. E sono stati necessari però 3 o 4 passaggi, ve lo lascio scritto in sovraimpressione. E adesso guardiamo quello che per me è il fiore all'occhiello, soprattutto perché mi piace tantissimo come risultato. Ho inciso questo logo scaricato da internet su questo tagliere in ardesia. Guardate che risultato fantastico! Davvero, davvero un ottimo risultato. Mi piace tantissimo in questo caso particolare, essendo un colore scuro, ha un contrasto meraviglioso. E quello che mi piace di più di questa incisione è il fatto che, nonostante si siano formate queste sorte di bollicine, comunque la precisione e la definizione dell'incisione sono davvero apprezzabilissime. Mi piace davvero tantissimo. Quindi. Visti i risultati sui materiali più sottili e per quanto riguarda le incisioni semplici ho deciso di provare a fare un taglio su un compensato da 5 mm. E anche in questo caso è riuscito perfettamente. Ovviamente va regolato poi in base al rapporto potenza e velocità il numero di passaggi adeguati per poter ottenere un risultato come questo ma senza i segni della bruciatura. Che ripeto, essendo privo di air assist sono quasi inevitabili, però con il giusto rapporto velocità e potenza si possono ottenere risultati sicuramente migliori. Comunque, riesce a tagliare tranquillamente un compensato da 5 mm senza fare una piega. E infatti, ho voluto spingermi un po' oltre. Ho provato a fare un ritaglio con questi nomi per un amico Ale e Bea, sono i suoi figli. Sono riuscito a ottenere questo ritaglio non vettorializzato. Questa è una scritta semplicemente realizzata al computer e tramite software ho deciso di ritagliare seguendo i contorni quindi è venuto un pochettino tremolante, ma era proprio il file ad essere così tremolante. E nonostante tutto è riuscito comunque a tagliarlo anche in questo caso. Non conoscendo il modulo laser, ho utilizzato i parametri dei laser meno potenti. Quindi, forse era necessario diminuire un pochettino la potenza, aumentare la velocità e fare qualche passaggio in più. Infatti, è inciso il nome anche sulla superficie nel quale era poggiato. Sarebbe stato decisamente necessario qualche passaggio in meno, insomma, gestire bene il tutto. Ma questa conferma della sua potenza ci dimostra come il laser è riuscito a tagliare tranquillamente il compensatore a 5 mm e stava hanno anche il piano martire dove è inciso i nomi d'altra parte, come potete vedere questo è un pezzo da 21 mm ho voluto esagerare e nonostante tutto il modulo laser è riuscito praticamente quasi a tagliarlo tutto questo è un pezzo di legno proveniente da un bancale ho voluto fare questa prova per vedere il limite massimo osservando bene si vede che il laser è riuscito quasi a tagliare per intero tutto questo pezzo quindi non ha assolutamente difficoltà neanche a tagliare pezzi grandi, purtroppo non è riuscito a oltrepassarlo tutto, ma è stato un test estremo, stiamo parlando di 21 mm. Quindi, esaltato dalle qualità di questo incisore laser, ho deciso di passare ad un'immagine fotografica in scala di grigi. Cercando di capire quale potesse essere la migliore qualità che si poteva ottenere, sfruttando sempre il solito rapporto potenza e velocità, che non è assolutamente da sottovalutare, in alcuni casi va gestito oltre al rapporto velocità e potenza anche il numero di passaggi per poter ottenere un buon risultato. Come vedete, la prima incisione di questa giraffa l'ho realizzata con una potenza eccessiva, una velocità ridotta. Poi sono passato ad una prova successiva che mi permettesse di risaltare lo sfondo composto da alcune nuvole. Ho provato con un file successivo con delle impostazioni differenti che già mi soddisfacevano solo che purtroppo non mi ero reso conto che il piano martire era inclinato fateci sempre caso assicuratevi che il piano martire nel quale poggiate gli oggetti da incidere sia perfettamente pianeggiante nel mio caso c'era una fascetta sulla parte bassa che sollevava una delle due estremità quindi il modulo laser ha iniziato a strofinare sulla superficie e ho dovuto quindi interrompere l'incisione poco male ho fatto altre prove come vedete questa in alto è quella più leggera mm, visibile però sicuramente non va in questo modo, quindi capito qual era il giusto compromesso velocità e potenza, ho deciso di incidere la stessa giraffa dalla parte opposta e secondo me questo è il risultato migliore. Mi piace moltissimo il contrasto che ho ottenuto, i dettagli, le varie sfumature e tutti i particolari, solamente sulla parte del muso è un pochettino sfocata perché purtroppo questo legno è imbarcato, come si vede da questa inquadratura. Quindi nella zona del muso non era messa a fuoco correttamente, però il risultato complessivo mi piace tantissimo. Ovviamente, in base a gusti, ognuna di queste incisioni potrebbe piacere o meno, non c'è una regola corretta. Però, ovviamente, se è troppo chiara come questa in alto o troppo scura come questa in basso, sicuramente non si apprezzano bene come queste altre tre prove che vi ho fatto vedere. Quindi il modulo laser perfetto non esiste, ma l'utensile perfetto non esiste, o meglio, perfetto per tutte le esigenze. Però questo modulo laser, grazie alla sua caratteristica del doppio fascio laser che va a sommarsi, ci permette di ottenere diverse tonalità, diverse precisioni, diverse potenze che ci consentono sia di tagliare che di disegnare, scrivere sul legno, sia di spessori relativamente ridotti, perché 5 mm non sono assolutamente poco, come avete visto in questo caso di incidere e ottenere questi risultati, ragazzi. Nessuno dei laser che io ho utilizzato finora mi ha concesso di ottenere un'incisione come questa. E ho deciso di farla sul bordo appositamente per vedere in sezione a che profondità arrivava, altrimenti in questo modo non l'avremmo mai capito, avrei dovuto tagliarlo successivamente. Ma sono riuscito a ottenere anche questo tipo di lavoro: quindi il ritaglio del nome di mia figlia. Più questa incisione di questo fiocco di neve che è venuto perfetto, senza bruciature. Questo per decorazione natalizia, come ho detto poco fa, biglietti di visita, biglietti d'auguri, eccetera. È davvero un'idea fantastica. Ma il fiore all'occhiello rimane questo tagliere. Mi piace un sacco. <ride> allora, ragazzi, detto questo, non mi rimane che ricordarvi di andare giù nel primo commento, nella descrizione di questo video, per vedere il link al prodotto, poterlo acquistare eventualmente. E se riesco a ottenere un codice di sconto, ve lo lascerò pure giù assieme al link, in modo da poterlo pagare di me. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!